Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi torniamo a parlare di Marvel? No, non è vero, perché parliamo di Bonelli. Anche se devo dire che leggendo questo fumetto un pochettino a Marvel ci ho pensato. Sto parlando ovviamente di K11, serie Bonelli nel formato audace, di cui sinceramente non ho fatto grosse ricerche in realtà, ma che è un quasi Bonelli de ma non proprio, e che ripropone in edicola la serie già uscita completamente in fumetteria in volumi di grande formato. Quindi, cos'è K11? Una serie di 5 numeri scritta da Matteo Casali e disegnata da un autore diverso per ogni singolo numero. Al momento, nella versione brossurata, sono usciti i primi 3, disegnati nell'ordine. Il primo da Davide Gianfelice, il secondo da Luca Genovesi e il terzo da Andrea Accardi. Tra l'altro il terzo ancora non l'ho letto. I seguenti due saranno disegnati da Francesco Francini, il quarto, e da Stefano Landini, il quinto, in uscita il 4 il 27 settembre e il 5, presumo, a fine ottobre. Quindi, di cosa ci parla K11? Fondamentalmente ci trasporta alla fine della Seconda Guerra Mondiale nell'Unione Sovietica, dove un gruppo di scienziati sta cercando di rispondere agli studi americani sulla bomba nucleare con un progetto piuttosto particolare che inevitabilmente non potrà che farvi pensare a Capitan America, e lo vedete direttamente già dalla prima immagine. Protagonista della vicenda, Karl Tikhonov, un soldato sovietico perito in guerra e ormai fondamentalmente inutile come militare, e che sceglierà appunto di partecipare a questo bizzarro progetto destinato almeno apparentemente a rendere immuni alle radiazioni i soldati sovietici in caso appunto di attacco nucleare. Ovviamente però, come potete immaginare anche soltanto dalle cover, qualcosa andrà in modo un po' diverso e sarà appunto inevitabile pensare al primo supereroe Marvel che tutti amiamo tanto e di cui tra l'altro in teoria ho parlato ieri in Colazione a Fumetti. Ma guardiamo qualche tavola così vi fate un po' un'idea, cominciando dal numero 1, disegni di Davide Gianfelice, molto molto piacevoli come sempre. Troviamo la guerra, gli scontri e poi ci si sposta all'interno dei laboratori. Il look è decisamente piacevole, la storia, devo dire, prende abbastanza. Non è affatto male. All'interno di ogni volume, bene o male, troviamo anche un po' di informazioni sulla scrittura del volume stesso. Ho la sensazione che nei volumi originali cartonati ci fossero più extra, così come idea. Qui c'è in generale una paginetta, ma i volumi cartonati dovrebbero essere tutti da 72 pagine, mentre questi sono 64, e quindi probabilmente c'era qualche materiale in più da questo punto di vista, però vabbè, niente di fondamentale o necessario. Come vedete, in ogni numero c'è qualcosina. Devo dire che graficamente tutti i numeri non deludono, almeno per quelli usciti finora, e presumo anche i prossimi due saranno all'altezza di questi qui. Il terzo ancora non l'ho letto, ma diamogli un'occhiata, e anche qua, bene o male, i personaggi restano riconoscibili, cambia un po' lo stile, evidentemente e inevitabilmente, ma devo dire funziona. Quindi, perché recuperare K11? Beh, intanto perché è una storia italiana ed è sempre bello leggere qualcosa fatto nel nostro paese, e comunque con uno spirito decisamente da comics, sinceramente. È a colori, tutti i disegnatori scelti sono molto moderni, e inevitabilmente, come già detto, la storia ci riporta un po' all'origine dei supereroi. Devo dire che leggendolo mi ha fatto pensare sia a Cap che un po' anche all'uomo radioattivo, e intendo quello Marvel, non quello dei Simpson. E d'altronde, vabbè, lo vedete, ci sono immagini con sfondo verde, che è un po' il tipico colore con cui viene rappresentata la radioattività. Sinceramente, quello che uno dovrebbe chiedersi, secondo me, nel momento in cui va ad acquistare K11, è quale versione acquistare. Ora, personalmente, i volumi cartonatoni a prezzi di 16-17 euro, come costano questi qui, non mi viene particolarmente voglia di acquistarli, anche perché il discorso è sempre quello, il budget è limitato, e dal mio punto di vista, cercando comunque di leggere il più possibile e più variegato possibile anche dove riesco, questa edizione mi ha dato finalmente l'occasione di leggere questa storia che avevo già addocchiato a suo tempo, ma appunto, come dicevo, i volumi originali sono formato grande, 22x30, 72 pagine, a 16-17 euro, l'ultimo mi pare così 17, e complessivamente sono una cifra abbastanza importante, un'ottantina di euro, che qui vengono ridotte fondamentalmente a 25, decisamente più adatto al portafoglio di chiunque. Ora, resta il fatto che effettivamente, se amate magari nello specifico gli autori coinvolti, magari semplicemente vi piace avere i volumoni da mettere in libreria, vale assolutamente la pena di comprarsi le versioni cartonate, però io sono ben contento che Bonelli ogni tanto riporti in seguito le versioni economiche in fumetteria. Sicuramente qualcuno si lamenta di questa cosa perché, oh mio Dio, avevo comprato la versione cartonata e adesso c'è la versione che costa poco, però oh, è anche normale da un certo punto di vista. Coi libri si è sempre fatto, se voi pensate ai vari libri proposti in libreria, in genere prima esce la versione cartonata figa e poi un annetto dopo o un po' di più
esce la versione brossolata, tipo gli Oscar Mondadori, per capirsi. È abbastanza nella norma come idea. Nel fumetto non avviene spesso, anzi è più facile che avvenga il contrario, però è un modo come un altro, anche immagino per rientrare nei costi. Intanto li assorbi con la versione cartonata che costa un po' di più e poi ci riguadagni sopra su questa versione qui, su cui effettivamente ti costa molto molto meno. A livello di giudizio, devo dire che a me la serie è piaciuta, sono super contento di averla comprata, sono assolutamente ansioso di leggere la conclusione e quindi non posso fare a meno di consigliarla. Le tavole è difficile dare un giudizio globale, appunto, perché sono tanti autori diversi, ma almeno di questi primi tre volumi nessuno mi ha deluso. E i testi, devo dire, funzionano. Ecco, forse non è la cosa più originale mai vista, quella del soldato che viene comunque sottoposto a esperimenti e acquisisce superpoteri. Però il tutto viene gestito in modo piuttosto interessante, anche con approfondimenti psicologici, con un cast di comprimari che comunque sono utili alla gestione della storia. Insomma, è un racconto che non mi ha deluso, per ora. Assolutamente vi consiglio di provarlo, nella sua versione ovviamente brossolata. Immagino sia un po' complicato trovarla effettivamente sui canali edicola, soprattutto perché siamo arrivati al terzo numero e perché comunque comprare ognuno di questi è sempre stato un po' difficoltoso, nel senso che per prendere il terzo numero, che è uscito ad agosto, ho dovuto girare edicole su edicole che erano un po' chiuse, un po' non ce l'avevano, alla fine l'ho trovato, ma è stata un po' un'avventura. Purtroppo io ho notato che Bonelli sta effettivamente diminuendo le tirature, almeno apparentemente, perché sto facendo veramente fatica a trovare certi fumetti un pochino più di nicchia che non siano il classico Dylan Dog, però va anche detto che sono cose successe ad agosto e quindi è anche un po' più comprensibile. Vediamo un po' questo settembre se sarà altrettanto difficile o se le cose inizieranno a migliorare. Resta il fatto che il consiglio di Bonelli di andare sempre nella stessa edicola per non perdersi il fumetto diventa un po' complicato quando devi girarne due o tre, anche solo per trovare un numero, e soprattutto quando arriva agosto e quelle edicole sono chiuse, quindi boh. Comunque, tornando a noi, bella storia, un progetto interessante. Sono contento che Bonelli l'abbia riproposto in questo formato. La resa grafica per me è comunque ottima, nonostante la carta porosa. Assolutamente promosso. Speriamo propongano altre serie arrivate inizialmente in cartonato in questo formato, perché sicuramente non me le farei sfuggire. E se pensiamo a Senza Anima di Dragonero, non ci starebbe male, anche se un paio li ho già recuperati. Sinceramente me li ricomprerei tutti così. Anche se devo dire che il cartonato continua a avere il suo fascino, su questo non c'è dubbio. Però, vabbè, vediamo un po'. Comunque, con questo direi che vi ho detto praticamente tutto e per ora, ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che ho aperto un gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti, un canale con le notifiche, un canale con le offerte, poi ho una pagina su Instagram in cui pubblico le copertine di colazione a fumetti, un canale su Twitch dove faccio live tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21, ricarico le live sul secondo canale Cantina Pelata qui su YouTube e ovviamente trovate tutti i link in descrizione sotto il video. In ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video. Destinato almeno apparentemente, o almeno quello che si sente, di cui tra l'altro ho parlato e di cui tra l'altro in un po' di file mentre questi sono quasi tutti da 48, mentre questi sono 64. Sinceramente la cosa su cui effettivamente, sinceramente decisamente più, e se pensate a Dragonero il Ribel, e se pensiamo a Dragonero, e se pensiamo a Senza Anima di Dragonero, non ci sarebbe,